Un saluto a tutti voi. Vi presentiamo PCM 2013, la nuova generazione del software EDES per la muratura. Nella redazione di questo nuovo ambiente abbiamo tenuto presenti due obiettivi fondamentali. Il primo, quello di garantire semplicità alla fase di input e modifica dei dati. E il secondo, nella tradizione EDES, quello di garantire completezza di calcolo e rigorosità d'approccio, per mantenere la piena consapevolezza da parte del progettista sui metodi adottati. Proprio per l'importanza della fase di input e modifica e per il salto generazionale che viene fatto rispetto a software del passato, abbiamo preparato un video di anteprima, dedicato appunto a questa fase, che volentieri condividiamo con voi. Ovviamente vi sono molti altri aspetti e dettagli su tutte le funzionalità del nuovo ambiente e per questi contenuti rimandiamo ad un convegno. Questo convegno verrà organizzato nel gennaio prossimo, quindi nel gennaio 2013. Vi inviteremo tutti i nostri utenti e maggiori specifiche saranno fornite nel nostro sito inaedes.it, a cui vi rimandiamo per tutti gli aggiornamenti. Bene, a questo punto vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alla visione dell'anteprima video e a presto. EDES PCM 2013 presenta un'interfaccia innovativa che agevola le fasi di modellazione, analisi e consultazione dei risultati. La finestra di disegno è collocata al centro. In alto la barra degli strumenti è organizzata in schede in modo da rendere più intuitivo l'accesso ai singoli comandi. Il navigatore raccoglie gli elementi del progetto per un rapido accesso, mentre la finestra delle proprietà mostra le proprietà degli elementi selezionati o del comando attivo. Ai fini di questa presentazione modelleremo un edificio in muratura a due piani fuori terra, di cui abbiamo a disposizione i file DXF delle piante. Andiamo nella gestione piani, dove troviamo il piano terra e il piano primo, e settiamo l'altezza del piano primo pari a 3,5 metri. Inseriamo quindi il disegno di riferimento al piano terra e proseguiamo con l'inserimento dei muri. È possibile inserire un muro definendo il punto iniziale e il punto finale. In questo caso però bisogna cambiare la proprietà spessore per adeguarla a quella del disegno di riferimento. Proseguiamo con l'inserimento. Tutto ciò che inseriamo in finestra 2D è subito disponibile in 3D. Infatti è possibile visualizzare il modello 3D dei due muri inseriti e il file DXF che abbiamo usato come riferimento. Proseguiamo quindi con l'inserimento di tutti gli altri muri, utilizzando questa volta il comando muro rapido, che crea un muro tracciando una linea che interseca le due linee di sfondo, diciamo, del muro in DXF. Inseriamo rapidamente tutte le entità muro e utilizzeremo poi i comandi CAD, come raccorda o estendi, per completare la modellazione. Tutto ciò che facciamo in 2D è subito disponibile anche in 3D. Potete vedere l'effetto delle modifiche che apportiamo al modello, come si ripercuotono anche nella finestra 3D.
Un altro modo per modificare la geometria dei muri è quello di trascinare il grip point. È importante che la linea mediana dei muri si interseca in modo che venga generato correttamente il modello strutturale. Ultimata la modellazione dei muri, vale la pena soffermarsi un attimo sulle caratteristiche della finestra 3D. Finora, infatti, abbiamo creato un modello architettonico che servirà per la generazione del modello strutturale, ma è possibile visualizzare un'anteprima di quelle che saranno le aste del telaio equivalente. Andando ad aumentare la trasparenza dei muri, è possibile visualizzare la posizione di tali aste. Questa anteprima si aggiorna automaticamente ad ogni modifica del modello architettonico. Se proviamo infatti ad inserire delle aperture, possiamo vedere l'effetto di questa modifica sul telaio equivalente. Come vedete, in questo caso era presente un unico maschio che adesso è stato diviso in due maschi. Con l'inserimento di un sottofinestra. Continuo con l'inserimento delle finestre per poi passare all'inserimento delle porte. Per inserire una porta bisogna cambiare la proprietà di stanza da base, impostandola pari a 0, e l'altezza dell'apertura, pari a 2,5 m.